Una volta lo chiamavano il derby del sole. Abbiamo scollinato la metà d'ottobre, ma a Roma il sole splende ancora. Forse ha ragione lo Special One. Qui nella capitale non potrà piovere per sempre. Buonasera e bentrovati dallo Stadio Olimpico di Roma. Da Alessandro Sticozzi, questa è Roma-Napoli, gara valida per la nona giornata di Serie A Team. I giallorossi di José Mourinho vogliono dimenticare la sestina incassata in Norvegia per mano del Bodo Glimt, sgambettando la capolista guidata da mister Luciano Spalletti. Un altro problema c'è. E Tammy Abraham e purtroppo è a terra sulla tre quarti e sembra essersi fatto male da solo anche prima, dopo lo scatto in ripiegamento su Lorenzo Insigne, che aveva caratterizzato l'esplosione in applausi per quanto riguarda la Roma. Si era toccato all'altezza del calcagno, infortunato, lui è tornato in emergenza, diciamo, e comunque ha giocato da titolare la gara contro la Juventus solo mezz'ora nella tormenta di neve di gol subiti da parte della Roma in casa del Bodo Glimt. Ha recuperato comunque la posizione retta all'inglese, che va a pressare come di consueto tutti i portatori palla di una Napoli che, da partire dalla linea difensiva, prova ad orchestrare una nuova azione d'attacco. C'è Anguissa, quindi Fabian Ruiz, bravo Cristante a mettersi col corpo e andare da Abraham, apre il piattone, ma se lo divora, la vuol mettere sul secondo palo con uno spina a terra e si mangia il gol dell'1-0. Abraham, che rimane anche a terra, probabilmente infortunato, era andato a scattare, a mettercela tutta su questo gran servizio di Cristante, che era andato a sradicare la sfera dai piedi di Fabian Ruiz. Abraham probabilmente non ce la fa più, rimane sdraiato a terra. Che grandissima occasione però questa per il vantaggio della Roma. Qui attenzione, secondo giallo e rosso per Mourinho. Secondo giallo e rosso per Mourinho. Non sappiamo raccontarvi della natura della protesta, ma nel primo tempo Mourinho era stato ammonito. Abbiamo visto Massa accorgersi di una parola di troppo da parte del portoghese e correre verso la panchina della Roma e offrire il secondo giallo, e poi il rosso a Mourinho, che continua a inveire verso la direzione arbitrale, che in generale non ha lasciato a desiderare sugli episodi, ma in generale sulla gestione più che altro dei ritmi della sfida e su qualche lettura all'interno di occasioni probabilmente non decisive, ma che hanno finito per innervosire una sfida dove comunque il nervosismo era già dato dalla posta in palio. Qui c'è Mourinho con tutto l'applauso della tribuna Montemario e poi di tutto il resto dello stadio, che va a sedersi proprio in tribuna. Vediamo se ci sarà un cambio proprio all'ultimo secondo, ma non avrebbe senso dato che la sfida sta praticamente per terminare. Abbiamo varcato il 95esimo minuto, il pubblico della Roma dimostra di aver apprezzato in generale quanto visto offrire in campo dai propri beniamini, che hanno reagito e come al rovescio per 6-1 subito in casa dei campioni di Norvegia del Bodo Glimt nell'ultimo turno di Conference League giovedì sera, che hanno giocato con carattere al cospetto della capolista, che probabilmente per la prima volta sta per uscire dal terreno di gioco senza la posta piena. C'è Osimhen che protesta con Massa per il punto di battuta del calcio di punizione che Mancini sta per operare. Vediamo se la Roma vorrà buttare un pallone direttamente nel cuore dell'area di rigore, chiede Mancini a Karsdorp di andare largo sulla destra. Vediamo che succederà, ci sono 4-5 giocatori della Roma pronti a scattare. Mancini che la gioca verso Pellegrini, un anticipo di testa, il fischietto in bocca, Massa, palla a Fabian Ruiz, triplice fischio di Davide Massa da Imperia, termina 0-0 tra Roma e Napoli. È la prima non vittoria degli uomini di Spalletti in questo campionato, una Roma solida, buona forse più nel primo tempo rispetto che nella ripresa, porta a casa un punto casalingo, dimostra di aver reagito caratterialmente e parlando al 6-1 subito in Norvegia. Dobbiamo dirvi che è stato espulso anche Luciano Spalletti proprio in questo istante da Davide Massa di Imperia. Spalletti che stava andando semplicemente forse a parlare con qualcuno a centrocampo. Espulsi Mourinho e Spalletti, questo è il verdetto del pomeriggio dello Stadio Olimpico.